sabato. Ma no, tra poco inizia la scuola, bro. Dai, devi prendere il ritmo. Forza, Chris. Svegliati. Tra poco. Com'è già a scuola? Sei pronto? Carico? Ma si vede, proprio dai capelli si vede che stai carichissimo al massimo. Andiamo a fare colazione, ti lavi, ancora non vai a scuola, ma ti prepari mentalmente già, va bene per te? Bravo. Oh, c'è un calzino morto là, che cazzo è? Fratellino, ti prepara una bella colazione? Ma esce dopo, bro. Forza, fammi vedere come ti svegli. E se questo è il primo giorno e ti svegli, arrivi sicuro in ritardo a scuola. Sveglia! Pazzi sti capelli, ma fa rabbia il cacco, due sviluppo. E ma non basta, basta, devi svegliare. Buongiorno ragazzi. Deve essere pronto, ti togli subito carico. Vai. E nel frattempo che Christian fa i suoi bisogni mattutini, come ogni essere umano fa, ti preparo la colazione. La colazione è importante, bisogna farla. Voi siete team salato o team dolce? Fate colazione salata o colazione dolce? Fatemelo sapere. Guarda che colazione che ti ho preparato. Ma basta, basta dormi, fra. È a scuola. Cioè, non è a scuola, però. È appunto, demora. Comunque, Nutella, Nesquik, 85 anni. O Nesquik. Bella. Assaura la. Come no? Latte, brioche, cornetta marmellata, fette biscottate. Non è che mangia tassa rotta. No, anche perché già che ho fette biscottate, latte, Nesquik, penso che a cagandasco. Bello. Guarda, allora, che bella colazione che ho fatto. Sirius cucchiaina. Allora, mamma mia, oggi è 2 settembre. Un mese fa stavo con le palle in acqua. Come passa il tempo? Ci aspettano 9 lunghi mesi di battaglia. Però, ma non mi è scattato il latte. Allora, da una parte sono contento perché comunque voglio rivedere i miei amici. Dai, anche di ricominciare. Da una parte no, perché comunque ho cominciato a studiare. Nutella fatta da me medesimo. Prepariamoci le nostre fette biscottate con la Nutella, va. Allora, io devo raccontarvi un attimo la mia estate. Il mese di giugno, diciamo che è volato subito, perché comunque ho finito la scuola il 6. Alla fine 20 giorni sono volati. Ma giù, il mese di luglio è volato. Nei primi 10 giorni non ho fatto niente. Poi siamo partiti a Di Maro fino alla fine di luglio. E quindi praticamente luglio era finito. Vabbè, ma c'è tempo, c'è ancora tutto agosto. Ad agosto siamo partiti in vacanza. Bello, mi sono rilassato, ho goduto. È stata una bella vacanza. Fino al 17 di agosto. Quindi diciamo, quindi metà di agosto è andato. E mo in queste 2 settimane, in questi 14 giorni, io non ho fatto niente, il tempo è volato. E mo siamo a settembre. Capì? Che sia lì. Cosa mi aspetto da questo anno scolastico, dal secondo superiore? Cerchiamo sicuramente di non prendere i debiti e cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso. Io non lo so, la regia mi dà un aiuto. Cosa cambia dal primo? Cazzo. Ok, però già l'ho detto, sono contento di ricominciare. Ci vuole ancora un po' di tempo, 2 settimane. Sono contento, però è una parte un po' triste. Vabbè, non fa niente. Intanto voglio assaggiare un po' di fette biscottate. Insomma, ma come le fate? 7:41. Io entro a scuola alle 7:55. Con sta velocità entro alle 9. Il mese di settembre non è che si faccia così tanto. Quando inizia il programma, penso non ci siano nuove materie, giusto? Da lì iniziamo a studiare e iniziamo a studiare seriamente. Voglio partire a bomba, sono carico. Perché, voi lo sapete, l'anno scorso è andato così e così, senza debiti, promosso. Quest'anno però posso fare sicuramente di più. E l'anno scorso è stato, diciamo, una sorta di insegnamento, una sorta di lezione per me. Penso a fare pure la Nutella e a sposare quest'uomo. Faccio un canestro. Mangiamoci quest'ultima fetta biscottata. Io ho finito la mia colazione. Basta, ovviamente, se no se non le mangio. Ora facciamo la cosa più, non brutta, però stancante. Ovvero, ci dobbiamo andare a preparare. Eccoti, pronto? No. Ecco qua ragazzi, questo è il mio outfit. Un jeans tattichino, scarpette. Se prima vi ho raccontato la parte più brutta della scuola, adesso vi voglio raccontare la parte più bella. Venite. Eccoci qua ragazzi, questa è la cosa più bella della scuola. Tutta la roba nuova, zaini, astucci, matite, penne, quaderni. L'odore. Mamma mia, l'odore del nuovo, l'odore di quante cose scriverò qua sopra in matematica. Che bello.
Come vedete ragazzi, mi è appena arrivata la nuova collezione ufficiale SSC Napoli di Colorbook. Guardate qua ragazzi, quanta roba è arrivata, tutte bellissime. Abbiamo il diario 12 mesi, dove ci sono 4 grafiche esclusive della SSC Napoli. All'interno del diario possiamo trovare tanti giochi interattivi e creativi, ma possiamo trovare anche tanti quiz dove mettono alla prova la tua conoscenza calcistica, ma anche curiosità che permettono di approfondire la propria passione per il Napoli. Guagliù, guardate questo zaino, quanto cavolo è bello. E poi è pure comodo, possiamo trovare addirittura 2 tasche. Guarda, io la voglio provare. Adesso mettiamo un po' di quaderni, ne metto 2 qua e il resto in questa tasca. Adesso ci mettiamo anche le matite, mettiamo sempre qua in questa tasca, e il diario dei campioni d'Italia. Già che mo vado a scuola con questo zaino, è uno spettacolo, mi invidiano tutti. Trovate i prodotti ufficiali SSC Napoli di Colorbook nel sito qui sotto in descrizione. Mi raccomando, passateci se anche voi volete questo spettacolo. Ma adesso ragazzi, voglio rispondere ad alcuni di voi, perché mi tartassate di domande sulla scuola. Quindi io voglio rispondere ad alcune domande che mi avete fatto. Qualche giorno fa su Instagram vi ho messo il box delle domande inerente sempre alla scuola. Quindi adesso vado a scegliere alcune domande e le rispondiamo insieme. Ah, mi raccomando, andatemi a seguire su Instagram tri.max, vi lascio il nome qui sotto. La prima domanda è: qual è la tua materia preferita? La mia materia preferita è storia. Diciamo dal quarto al quinto mi piacerà sicuramente, perché con l'età moderna, contemporanea, tutte le guerre, mi piacerà un casino. Però già ora mi piace ed è la mia materia preferita. Seconda domanda: ciao Cri, userai lo zaino del Napoli? Assolutamente sì ragazzi, eccolo qua, che spettacolo questo zaino, bello. Vita mia. Andiamo con la terza domanda: Sciale ti aiuta con i compiti? Ni. Diciamo, quando sto in difficoltà, soprattutto in matematica, mi dà una mano. Anche quest'anno mi ha dato una mano in matematica. Ti ringrazio, grazie mille. Però diciamo che la maggior parte no, faccio da solo. Andiamo con un'altra domanda, vai, a raffica. A scuola come vivi la tua notorietà grazie a YouTube? Sincero, io mi sento una persona normale, anche quando mi fermano e la gente diciamo mi guarda stupita, io non è che mi sbatto, io sono una persona normale, quindi per me è tutto normale. Anzi, se faccio le foto è soprattutto grazie a voi, perché mi volete un bene dell'anima e io altrettanto. Però ovviamente ragazzi, io sono una persona normale, mi conoscete, e non sono un tipo che si sbatte o che vuole fare il figo a scuola perché fa le foto oppure perché è famoso. Assolutamente no. In che banco preferisci sederti? Grande Cri, un abbraccio. Diciamo che la mia classe non è grandissima, ma neanche piccolissima. Siamo all'incirca una trentina. Ovviamente ragazzi, diciamo, come tutte le persone al mondo, come tutti gli studenti, preferiscono stare dietro a tutto. Quest'anno sono stato diciamo davanti al secondo banco e mi sono trovato bene. Però io al primo banco non voglio stare, voglio avere una figura davanti a me, quindi o al terzo o al quarto banco. Hai mai visto una partita in classe? Allora, con calma, partiamo dal presupposto che io non ho mai visto una partita in classe. Ma quando in Napoli l'anno scorso sono usciti diciamo i sorteggi della Champions League, quando stavamo ancora a Spalletti, io e il mio amico Giacomino, che saluto, abbiamo visto i sorteggi della partita. Abbiamo messo il telefono dentro all'astuccio e quindi abbiamo visto tutti i sorteggi e il girone del Napoli. Che dire ragazzi, ragazzi, questo video finisce qua. Ringrazio Colorbook per tutti questi prodotti che mi ha dato. Vi ringrazio a tutti quanti voi per essere arrivati fino alla fine di questo video. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto se anche a voi piace lo zaino ufficiale SSC Napoli di Colorbook. Vi mando un abbraccio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.